Allora ragazzi, io ho questi quattro profili che ho preso da Bricoman per il fotovoltaico, li ho presi alcuni giorni fa e adesso devo montarli in questa tettoia che ho realizzato, da qui si vede, per aggiungere altri pannelli. L'ho realizzata con questo scatolato, vediamo se si vede, quindi con bello scatolato. E quindi devo trovare un modo per fissarli, per fissare delle barre filettate, quindi che le fisso con doppio dado, quindi sarà passante magari sotto questo scatolato, buco dall'alto e li blocco con due dadi 13 flangiati, anche acciaio zincato qua sotto, poi sopra metto inox invece. Ma vediamo un attimo come realizzarlo perché... Questa è la tettoia da fissa da sopra, quelli sono gli altri pannelli. Devo fissarli qui. Quindi magari farò dei fori, uno ogni metro, e dove ci farò passare le barre filettate. Sono già portato sul trapano, vediamo un po' come farlo. Iniziamo da qui e poi vediamo. Thank you.
Allora ragazzi, ho fatto un cambiamento in corsa. Mentre stavo montando la struttura per montare i pannelli di lungo, così come questi qua che sono così di lungo, ho visto che da Bricoman ci sono dei pannelli di una misura particolare che ci stanno così invece messi a due in verticale, quindi devo cambiare orientamento. Ho cambiato, sto cambiando orientamento alle staffe, piccole modifiche per cambiare l'orientamento, anziché così, quindi in verticale. E in tal modo ci sta, anziché 6 pannelli riesco a farcene stare 8 e quindi arrivo a 4 kW e 100 quasi pannelli da 510 della Longi. Mo' vediamo, finisco di fare le modifiche.
devo modificare solamente le staffe, le distanze, e poi mi serve una barra di queste in più, un binario in più in alluminio, anzi no, due binari in più, perché sono, anziché quattro binari ne servono, ne servirebbero otto, però dallo sfrido ne aggiungo, con le apposite aggiunzioni ne aggiungo due, e quindi da sei binari interi riesco a farne otto. Ho finito di montare la struttura, li ho inclinati a 18 gradi, 18 gradi, quindi non so in percentuale corrisponderanno, oltre comunque 25, non lo so, dopo controllerò. Quindi in questa maniera ci staranno 8 pannelli a 2, ce ne saranno 8, due serie da 510 lunghi. Questa misura, questi da 510 ci dovrebbero stare perfettamente